Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, sempre in diretta, sono le 12.35 minuti. Buon pranzo a tutti e, come dicevamo, appunto un Good Morning Milano che arriva alla fine della vostra mattinata, sperando che sia andata bene e che, insomma, si preluda un pomeriggio ancora migliore e magari, che ne so, in giro per questa bellissima città che è Milano, una città bella, grande, con tantissime sorprese e che ha tantissimi gioielli anche magari lontano dal centro. E come tutti i martedì ritorna la nostra tradizionale appuntamento con Consulta Periferia Milano e infatti do il benvenuto al nostro ospite Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buona giornata e ben ritrovati. Bentornato anche a te, la nuova stagione di Good Morning Milano. Seconda puntata già, Walter, siamo qui a parlare di periferie, perché è un tema che non va in vacanza quello. Non è andato in vacanza qualcuno ha lavorato anche per e magari non proprio per le periferie, poi magari ne parleremo sicuramente. E il tema all'ordine del giorno, dove tutti parlano di periferie, è importante proprio fissare alcuni elementi di riferimento, perché altrimenti si rimane un pochettino con le buone intenzioni ma nel vago come approccio, che, ripetiamo, il tema delle periferie va visto nella sua complessità, perché altrimenti c'è sempre qualcosa che scappa fuori e che annulla quello che di buono si sta facendo. Appunto, diciamo, quindi è stato qualcuno appunto ha lavorato anche quest'estate anche su questo tema, e invece altri si sono ritrovati un po' di sorprese al rientro, come si dice, al back to school, come che ormai anche nei supermercati si trova sempre questa denominazione, e, insomma, una brutta sorpresa per una scuola di periferia. Raccontaci un po' che cosa è successo alla scuola di Via Pistoia. La scuola di Via Pistoia si trova nel quartiere di Baggio, quindi nella periferia ovest milanese. È un po' un caso emblematico della necessità di affrontare i vari temi che poi influenzano le periferie, perché, appunto, come dicevo prima, si risolve da una parte e poi scappa dall'altra. Nella sostanza il fatto è questo: in una scuola di Piazza De Angeli c'era una dirigente scolastica nominata ma mai presente, perché per tutta una serie di motivi è distaccata in Francia. I genitori della scuola hanno fatto una serie di iniziative, anche flash mob vestiti da fantasmi, proprio perché è stata definita la preside fantasma. Sì. E hanno trovato una soluzione questi genitori, questi studenti e questi insegnanti della scuola di Piazza De Angeli, che è allocata, diciamo così, nel semicentro. Il problema è che adesso questa preside fantasma è stata assegnata alla scuola di Via Pistoia. Ecco, quindi un problema, quindi, che non nasce in periferia e quindi finisce in periferia. Qualcuno ha detto, vabbè, come al solito quando c'è un problema lo si risolve spostandolo in periferia, e di fatto è così. Allora è chiaro che una dirigente scolastica stabile in una scuola di periferia è una necessità, perché ci sono tutta una serie di problemi che si vanno e si sono sedimentati mano a mano, che hanno bisogno di una soluzione che non si trova in due giorni, ma hanno bisogno anche di una guida. Allora, questo è esattamente uno dei temi. Se tutti diciamo che la scuola, i giovani sono una cosa da seguire, da migliorare, e poi ci troviamo in queste condizioni, anche tutte quelle azioni di sostegno che vengono fatte, pensiamo alle trasmissioni passate dove abbiamo invitato persone che fanno dopo scuola e sì, cose di questo genere, è chiaro che se io do un aiuto con il dopo scuola ma dall'altra parte la struttura scolastica ha un problema, quello che faccio da una parte viene vanificato dall'altra. Allora, questo per dire che i temi vanno affrontati nella loro complessità. È chiaro che c'è una difficoltà oggettiva nell'approcciare tante cose insieme, però se non si fanno così, poi ha voglia che qualcuno dice, ma io vivo a Baggio, nel quartiere più bello del mondo, non mi sento periferia. Questo è uno stato d'animo, non sentirsi in periferia, che va benissimo, però poi la realtà di fatti ti mette davanti le situazioni, e quindi mette una dirigente da una parte e non la mette dall'altra, e questo poi hai voglia di dire non mi sento periferia,
Il dato è così, però. Cioè, sembra quasi veramente che ci sia un potere di trattativa completamente diverso, ad esempio, tra i genitori, diciamo, della scuola più centralizzata, più centrale di Ciro De Angeli, piuttosto che. Ma diciamo che c'è anche un genitori della scuola di Via Pistoia. Ma diciamo che c'è anche un sistema burocratico, sì, che è di tutta evidenza non adeguato ad affrontare i problemi. Perché se noi abbiamo un sistema scolastico che risolvi i problemi spostandoli dall'altra parte. Un problema poi abbastanza anche particolare, perché 9 anni che questa insegnante non è sul territorio, certo, gli viene garantito il posto di lavoro in quanto è in distaccamento per formazione, però va a ricadere poi su. Ah, il problema è che uno che abbia garantito il posto perché è distaccato in un altro paese per la propria attività, c'è in tutte quante le aziende, infatti, in qualsiasi organizzazione, se io ti mando da un'altra parte non è che poi non torni più, in questo caso in Italia, se sei distaccato all'estero. Il problema però di fondo è che se tu ricoprivi una posizione in Italia, in un'azienda, e tu vai da un'altra parte, è chiaro che quella posizione lì, se è importante per l'azienda, viene ricoperta da qualcun altro. No, non è che tu rimani in quella posizione lì e poi sì, ogni tanto c'è qualcuno che viene forse a ricoprire il tuo ruolo. Questo non funziona, è un'organizzazione che non funziona. E quindi è esattamente un'organizzazione costruita sui soggetti, ma non sullo scopo. Quindi tutelano sicuramente gli insegnanti in questa situazione qui, però le scuole non sono assolutamente tutelate, in particolare la popolazione più debole che più ha bisogno, che sono esattamente i ragazzi. La scuola elementare? Scuola di Via Pistoia in particolare è una scuola media. Una scuola media, no, quindi però, anzi, però c'è una un di bacino, quelle scuole forse più importanti, quelle fasce d'età insomma, significative, in una zona importante, certo, una fascia di età importante che insomma necessita di un presidio, in diciamo, caso di una preside anche, diciamo che senza voler enfatizzare questo caso, però tutto concorre, giusto, e poi è chiaro che noi con queste situazioni abbiamo una situazione di dispersione scolastica a livello europeo, l'Italia, che è uno tra i più alti d'Europa con il 17%, in Lombardia addirittura il 18% di dispersione scolastica. È chiaro che poi problematiche si assommano a problematiche e poi quando i buoi sono scappati è difficile andarli a prendere. Infatti. Però mi viene da dire. Quindi è un tema sul quale riflettere per trovare una soluzione, perché così non si può andare avanti, al di là del fatto che manchino complessivamente i dirigenti scolastici, sì, no, no, e infatti, quant'altro. Però nel momento in cui esiste questa regola qui, è chiaro che una scuola non ce l'avrà mai un dirigente scolastico. Infatti. Ma quello che però volevo chiederti, Walter, nel senso, appunto, dice, bisogna trovare una soluzione, quindi bisognerà parlare con qualcuno dovrà parlare di questo tema. Mi sembra che però insomma ultimamente di periferia se ne parli tanto, ci siano convegni un giorno sì e l'altro pure, ci si ritrovi sempre da qualche parte, quasi mai in periferia, quasi sempre in centro città, a parlare di periferie, tant'è che anche a giugno è stato un importante convegno che può forse però qualche risposta l'ha data? Ma diciamo che il convegno innanzitutto è quello promosso dal Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano, che si è svolto appunto al Politecnico. Che è in periferia il Politecnico? Il Politecnico. Come lo consideriamo? Ma diciamo che dal punto di vista catastale, lo sappiamo, tecnico, no, tecnico, l'Agenzia delle Entrate, che è l'unica che ha fatto la differenziazione di toponomastica, chiamiamolo così, topografica della città di Milano, ha individuato un centro storico e un centro che arriva alla circonvallazione. Dopodiché ci sono 4 semicentri, ovest, est, sud, nord, che arrivano fino alla circonvallazione della 90-91,
E dopodiché ci sono quattro grosse aree, che sono le più grandi aree di Milano, che sono definite periferia, ovest, est, sud, nord. Tutto quello che è dal punto di vista appunto di questa distinzione, ma che è stata anche assunta, diciamo pure, dal Comune di Milano nelle sue logiche per presentare ciò, tutte le iniziative e tutti i lavori che vengono fatti in periferia, è acquisito che ciò che è fuori dalla circonvallazione, diciamo così, è periferico. Che non è degrado. No, infatti. Perché se noi andiamo in alcune parti della città, anzi parecchie parti della città, pensiamo all'ovest di Milano che è ricchissimo di verde, di parchi, non è degrado. No. Ci sono altre situazioni dove una linea del tram, tanto per stare sempre all'ovest per completezza di informazione, noi abbiamo la linea del 16 che passa da, parte da Piazzale Segesta e arriva fino allo Stadio San Siro, dove quello che sta scendendo in periferia sulla destra è un quartiere residenziale dove non ha sicuramente problemi di tutele perché è una popolazione forte che si tutela da se stessa. Se noi andiamo da Brescia in poi, proprio sempre esattamente no? Se noi invece ci spostiamo sulla sinistra, dove c'è tutto il complesso dell'Aller San Siro, che anche questa mattina è stato oggetto di una manifestazione di residenti, vabbè, non dobbiamo stare qui, era venuta anche la presidente del comitato di quartiere San Siro a esporre quelle che sono le situazioni e che continuano a essere situazioni di degrado, malgrado ci siano anche delle volontà, però se non si interviene in maniera sistemica ma sempre settoriale, ecco, allora, e questo è stato il tema del Politecnico di Milano. Si è intervenuto in maniera sistemica, no? Si è trovato un metodo. Allora il Politecnico di Milano esattamente ha posto il tema anche invitando tutta una serie di persone dall'istituzione alle fondazioni bancarie, proprio per porre questo tema del vedere insieme le cose alla luce del piano periferie che è stato presentato e si sta mano a mano dispiegando del Comune di Milano. Un piano delle periferie che è stato rilevato rispetto a sicuramente una buona intenzione e anche alcune azioni positive, però dall'altra parte è stato rilevato che ha una fragilità perché appunto non riguarda tutte le periferie ma riguarda in particolare cinque ambiti, cinque quartieri, chiamiamoli così, tra i quartieri degradati di Milano, e l'invito appunto è stato anche quello da parte di, sostanzialmente sono intervenuti tutti i docenti del Politecnico, più appunto una serie di esterni chiamati a raccontare la loro storia, per dire che c'è una situazione molto articolata di possibilità, però se non sono messe a sistema visti anche nello scenario complessivo della città, che non sono alcuni quartieri ma è periferia est, nord, sud, ovest, rimarranno sempre dei buchi significativi e delle incompiute alla fine, incompiute che rimangono anche gravi. Che ci sia forse allora un problema, mi viene a dire Walter, anche di cultura sulle periferie, cioè di conoscenza sul tema, che forse bisogna avvicinarsi al tema studiandolo come se fosse una materia, quella proprio delle periferie. Ma diciamo di sì, e diremmo guardando dalle periferie, perché un conto è guardare le periferie dalla torre dell'Unicredit in Piazza Gao a Lenti, e la si vede la periferia sfumata, però bisogna entrare esattamente nel concreto e a partire da una conoscenza, noi diciamo soprattutto delle risorse che sono presenti sul territorio e che non sono conosciute nella loro complessità. Ecco. Quindi abbiamo avviato alla luce, come consulta periferie Milano, sì, alla luce di questi 12 anni di attività con parecchie iniziative anche promosse. Qui abbiamo già detto, citiamo sempre i concerti perché la cultura è quella che può aiutare le periferie, eccetera. Sì, certamente, abbiamo sempre la rassegna per nutrire l'anima con una decina di concerti, diciamo, che rimangono tra questa iniziativa che è iniziata a maggio e si concluderà il 31 ottobre.
Abbiamo la disponibilità anche con il progetto Cori Milano avviato nel 2011 di 40 cori disponibili ad andare a animare proprio i quartieri periferici, e su questo abbiamo anche costruito 10 rassegne. Ma tornando alla scuola e quindi alla conoscenza, 40 cori che poi alla fine nemmeno vengono utilizzati. Noi diciamo vengono promosse delle iniziative culturali nei quartieri popolari da parte di Metropolitana Milanese MM SPA, adesso che gestisce i quartieri popolari di proprietà del comune, e da parte dell'ALER che gestisce quelli della regione. Bene, questa qui è una ricchezza che noi possiamo offrire in Via Solomone, le case di Via Solomone, è andata anche la fanfara dei Carabinieri, e quindi quando siamo andati nei quartieri, come anche recentemente proprio nelle corti, come domenica a Figino nell'housing sociale Borgo Sostenibile, le persone sono arricchite da un intervento, seppur minimale, però di un coro. Ne abbiamo 40 disponibili, sono più di 1000, diciamo così, cantanti, no? Che danno questa disponibilità, e quindi non è un potenziale, è una grossa presenza che già stiamo dispiegando. Possiamo aumentare notevolmente. Quindi la scuola che avrà delle materie. Si chiamano scuola di periferia. Scuola di periferia l'abbiamo chiamata, un po' con una certa enfasi, però esattamente questo, una scuola di periferia che vuole avere un taglio operativo, quindi sarà una didattica che vuole tentare di entrare nei problemi e risolverli alla luce di tutte le esperienze che vengono offerte e condivise da alcuni, di volta in volta ai vari incontri, alcuni soggetti, da docenti universitari che hanno scritto libri sulle periferie a chi opera più concretamente nelle periferie, con la condivisione e anche l'interlocuzione con il livello comunale, zonale e quindi municipi, ed anche con il livello cittadino. Ci sarà la storia delle periferie, perché è importante capire un pochettino chi siamo, come si sono costruite le periferie, eccetera. Allora utilizzeremo che cosa? Utilizzeremo esattamente dei libri che, diciamo così, degli storici locali hanno mano a mano scritto, e che spesso rimangono un po' relegati nelle librerie, e invece pensiamo che in un percorso cittadino è importante che anche quelli che stanno a Quarto Canino, nell'ovest di Milano, sappiano quello che è successo a Lambrate, come è nato, come si è evoluto a Lambrate. E citiamo sempre una frase di Bovesin dalla Riva, che diceva: gli stranieri non conoscono le meraviglie di Milano, e nemmeno i milanesi aiutano a saperlo, e nemmeno le conoscono loro. Lo diceva nel 1288, è una frase che quando la ripetiamo tutti dicono: beh, è molto attuale come frase. E quindi inizieremo con due appuntamenti, in particolare nel quartiere San Siro a ottobre-novembre, proprio sui quartieri di Quarto Canino e Quinto Romano, e successivamente di Trenno e Figino, che in particolare in questo 2017 festeggiano il millennio, uno del quartiere Figino, l'altro della parrocchia Trenno. Ma quindi parliamo della storia, appunto utilizzando libri. Ci sono anche altre iniziative che si stanno facendo in questo senso. Cerchiamo di mettere un'occasione per metterle a fattor comune e per dargli il rilievo, ma anche quella pubblicità che consenta a tutti i cittadini di Milano, estremizzando un po' il concetto, è sempre difficile arrivare a tutti, però a tutti, di poter avere occasioni per conoscere realtà del proprio quartiere, ma anche dei quartieri vicini. E questo per quanto riguarda la storia. Poi la geografia. La geografia, parlavamo prima della scuola, di doposcuola. È importante sapere quanti doposcuola ci sono a Milano, di cui la città si può avvalere proprio per combattere la dispersione scolastica, e diventa anche una modalità con cui poter individuare le risorse da destinare, perché è chiaro che chi decide come destinare le risorse comunali, di fondazioni, tutto quello che vogliamo, non è a conoscenza dei dati quantitativi, oltre che qualitativi, è chiaro che fa delle scelte che sono parziali, e le scelte parziali in particolare non aiutano le periferie. E quindi parlavamo prima dei cori, le iniziative musicali e quant'altro. Quindi la geografia, ma di chi fa sociale,
e non solo. E poi anche i temi, per esempio, dell'organizzazione della burocrazia. Ecco, appunto, siamo quasi in conclusione, mancano 5 minuti, quindi l'ultimo tema di cui oggi vogliamo parlare, appunto, era un discorso anche di permettere però a chi vuole fare qualcosa di farlo. Allora, proprio spesso e volentieri, insomma, non è così semplice fare, anche se si ha voglia di fare. Già non certo. È semplice trovare chi ha voglia di fare. Quelli che hanno voglia di fare a volte non riescono. Allora, uno dei temi è l'utilizzo degli spazi. Spazi ce ne sono tanti a Milano, tutti dicono fate iniziative. Questo è il tema che affronteremo esattamente nell'incontro inaugurale di Scuola di Periferie, sì, che si terrà mercoledì 27 settembre alle ore 21 a Quarto Goggiaro in Villa Scheibler, okay, dove interverrà anche la Presidente della Commissione Periferie, più una serie di realtà di Quarto Goggiaro, ma non solo. E utilizzeremo un lavoro che ha fatto il Politecnico di Milano, Vuoti a rendere, che ha fatto una mappatura molto ampia dei vuoti che ci sono a Milano, in particolare del patrimonio edilizio pubblico. E ci sono sicuramente degli spazi coperti che si stanno progressivamente anche offrendo ad associazioni, con delle modalità però che sono ancora tutte da affinare. Allora, affrontare il tema della burocrazia con gli addetti ai lavori, cioè poi chi deve utilizzare queste cose e chi magari affronta ogni giorno le difficoltà burocratiche per ottenere un permesso e quant'altro, sono uno snodo fondamentale. Uno snodo fondamentale come anche l'occupazione di suolo pubblico. Sì. L'occupazione di suolo pubblico ormai, e in particolare ad agosto era intervenuto anche sulle pagine di un quotidiano milanese il presidente di Confcommercio Sangalli, che chiaramente affronta una situazione, gestisce una situazione dei commercianti di via Monte Napoleone che hanno una serie di problematiche, ma i commercianti che sono in periferia, le associazioni commercianti di periferia che si trovano magari unitamente al comitato di quartiere delle, sì, associazioni a organizzare delle feste, okay, e la prima cosa che gli viene chiesto è: sono migliaia di euro per l'occupazione di suolo pubblico di una via e quant'altro, è chiaro che già sono in situazioni economiche precarie. E vale ancor di più per chi lo fa come volontariato, che ci mette la propria energia, però non lo fa per avere dei ritorni economici. Se uno gli chiede migliaia di euro per l'occupazione di suolo pubblico, è chiaro che si smonta già dall'inizio questa invocata partecipazione e disponibilità a fare le cose. Allora, se, come viene detto da più parti, amministrazione comunale compresa, noi vogliamo che vengano rivitalizzate le periferie, i quartieri periferici, le vie, i luoghi, è chiaro che bisogna favorire questa possibilità da parte di chi vuol dare la propria disponibilità di poterla dare operativamente, no? Per cui va cambiato proprio un modo di approcciare la realtà. Appunto, noi diciamo, non è più questo guardare dal centro alla periferia e quindi se vuoi avere un permesso vieni e seguiamo le solite regole burocratiche, ma devono essere delle regole burocratiche, perché delle regole ci devono essere, sì, perché uno non può fare l'abusivo. No, l'abusivismo è deleterio e soprattutto per chi fa le cose seguendo le regole dice va bene, allora vale la pena non rispettare le regole. Quindi questo è uno dei punti fondamentali che continueremo a sottolineare, evidenziare. E appunto in questo primo incontro affronteremo alcuni aspetti, però per cercare anche di dare una soluzione mettendo in alleanza chi opera a livelli comunali, chi opera a livelli associativi, perché è solamente con uno sforzo corale che noi possiamo tentare perlomeno di dare una risposta adeguata ai temi delle periferie. Perfetto, Walter, siamo veramente in chiusura. Io direi allora di ricordare sicuramente l'appuntamento con la prima lezione, la lezione inaugurale di Scuola di Periferie. Ecco, appunto, Villa Scheibler, Quarto Goggiaro, ci saranno questo primo di una serie di 4 incontri, il 27 settembre ore 21 in via Felice Orsini. Altre sedi di scuole saranno a Lambrate, a San Siro, a Niguarda, quindi in vari... Non preoccupatevi di perdere le lezioni, perché nel senso saranno lezioni che andranno avanti per un bel po'. Sul sito
periferiemilano.com stiamo approntando l'apposito banner dove potrete accedere di consulta periferie Milano, così che appunto possiate trovare tutti gli appuntamenti. Poi lo aggiorno veramente spessissimo, quindi avete anche tantissime notizie che vi possono interessare ed aiutare nella vostra, anche nella vita normale di appunto di vita di periferie. Ricordiamo sempre che non è periferia, ma periferie, ne sono più di una, giusto? Le periferie, una è diversa dall'altra, infatti, hanno dei problemi comuni. La burocrazia è uno di questi, sicuramente. Non stiamo sempre appunto a pensare a degrado, quello, non sono solo quelli i problemi, anzi alcune periferie per fortuna mai non c'erano neanche quei problemi. Invece altri problemi, come ad esempio la burocrazia, è un problema comune a tutti e cercheremo appunto magari... Lo si nota quando appunto emerge un problema anche dove non c'erano problemi, ma quando comincia a esserci si vedono tutte le difficoltà a affrontarlo, quindi cerchiamo di semplificare e facilitare proprio guardando alla soluzione. Walter, io ti ringrazio ancora di essere stato qui ospite con noi, ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Grazie a voi, magari con un ospite. Con il nuovo orario, non so se riusciremo a trovare degli ospiti con questo nuovo orario, ma magari sicuramente Walter si dà da fare, ci porterà altrettanti ospiti interessanti come quelli della scorsa stagione. Grazie mille Walter, grazie allora a martedì prossimo. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito questa mattina, vi do appuntamento con Good Morning Milano, a domani sempre 12.30, ricordiamocelo, nuovo orario e con l'informazione di Milano News, oggi pomeriggio alle ore 18 con il nostro telegiornale. Grazie mille, arrivederci e a presto!